Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, che è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Ecco, meditiamo in tre passi successivi questa bellissima lettura che abbiamo ascoltato. Il primo riguarda l'amore di Gesù. Il secondo riguarda il nostro amore per Lui. E il terzo riguarda un aspetto particolare di questo scegliere Gesù come tesoro del nostro cuore. L'amore di Gesù per noi è espresso in queste parole della prima lettura. Uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Diciamo una volta. Uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Qui è proclamata, con poche parole, senza spiegazioni, un aspetto misterioso, straordinario della morte di Gesù. La morte di Gesù non è solo un atto di amore verso di noi, di uno che è disposto a soffrire e dar la vita per noi, ma è una morte vicaria. Vicaria, cosa vuol dire? Che muore al posto di qualcun altro. Muore al posto di qualcun altro. Ecco perché San Paolo, che era un rabbino, ragiona così. Se uno morì per tutti, tutti sono morti. E cosa, come mai la morte di Gesù è una morte vicaria al posto nostro, al posto degli uomini? Perché in lui si vede l'effetto ultimo del peccato. Il peccato, portato alle sue estreme conseguenze, uccide Dio nel cuore degli uomini e genera uno stato di morte spirituale. Ora questa potenza del peccato è come se si fosse concentrata su Gesù e fa vedere a che cosa porta. Porta all'uccisione di Dio, alla morte di Dio. Ecco perché i peccati sono una cosa veramente seria, soprattutto certi peccati, che vanno molto al di là del disagio psicologico che noi possiamo avere o delle conseguenze sociali. Il peccato è qualcosa che tocca la presenza di Dio in noi. E Gesù, che Dio, sapienza infinita, prende su di sé questa potenza distruttiva del peccato e muore al posto nostro. Muore al posto nostro ed estingue così la potenza del peccato, la spegne. Uno dei padri della Chiesa dice che il demonio, che ha macchinato per la morte di Gesù, è stato preso all'amo della sua morte stessa. Ha fatto di tutto per far uccidere Gesù,
senza sapere che proprio attraverso questa morte vicaria avrebbe espiato il male del mondo e avrebbe introdotto nella storia una potenza di resurrezione. Un famoso poeta tedesco, Goethe, dice così: il demonio è uno che vuol fare sempre il male e il suo malgrado finisce per fare il bene. Questo teologicamente non è troppo esatto, però con la potenza di Dio avviene così, cioè che Dio è così potente che anche poi rivolge a salvezza anche le sue gravi ostilità contro l'uomo. Ecco, quindi da qui viene una grande speranza per noi. E poi San Paolo dice che c'è una conseguenza: da questa morte vicaria di Gesù nasce il fatto che tu non vivi più per te stessa, ma per colui che è morto ed è risorto per te. Questa è la vita nuova di noi cristiani, che non viviamo più per noi stessi, ma per il Signore Gesù. Che bello questo! Adesso dobbiamo domandarci: per me è vero che io non vivo per me stesso ma per il Signore? Posso con sincerità di cuore e anche con verità oggettiva dire a Gesù: veramente vivo per te? Allora lo diciamo almeno adesso, facciamo adesso questo proposito, poi il nostro passato lo consegniamo fiduciosi a Lui. Adesso diciamo: Signore Gesù, ho capito che hai dato la vita per me. Anch'io do la mia per te. Non voglio più vivere per me stesso, ma per te, fonte di speranza per il mio futuro. Così sia. E un'ultima cosa dal Vangelo: quando facciamo questa scelta di vivere per Gesù, facciamo una scelta per la verità, di amore grande alla verità, di culto della verità, di fuga da ogni forma di menzogna e di ipocrisia, di compromesso con ciò che è falso, ciò che è un tradimento della parola data, ciò che è una bugia. E Gesù questo lo esprime proprio nella pagina del Vangelo, in cui si presenta come colui che perfeziona il grande comandamento antico: non dire falsa testimonianza. All'origine questo riguardava le testimonianze in tribunale, quelle da cui poteva derivare anche la vita o la morte delle persone, però nella tradizione biblica e poi della Chiesa si è esteso questo comando a rifuggire da ogni menzogna. Perché Gesù insiste tanto su questo punto di amare la verità e fuggire la menzogna? Perché Gesù, che è Dio, conosce in modo perfetto la strategia di morte dello spirito del male. Lo spirito del male ci trascina lontani da Dio, non solo con i disordini nella vita affettiva, di cui abbiamo parlato ieri, ma spessissimo con lo spirito di menzogna, di confusione, di compromessi col male, con la falsità. Ecco perché Gesù dice: il tuo linguaggio deve essere sì, sì, no, no. Cioè, una persona così schietta, così amante della verità, che non c'ha neanche bisogno tanto di fare giuramenti e che non dice due parole diverse, ne dice una che è quella: il tuo linguaggio sia sì sì e non no. Perché, dice Gesù, il di più viene dal maligno,
In un altro contesto di Giovanni, Gesù chiama Satana principe della menzogna, menzognero fin dal principio. E noi dobbiamo anche in questa civiltà proprio dei mass media, della confusione, eccetera, prendere molto a cuore questa parola di Gesù, perché non solo ci può liberare da tante catene del male, ma ci può aiutare, soprattutto con i nostri figli, con le persone che amiamo, a diventare una luce per loro, una luce per loro. Spesso, e concludo, tante persone vengono da me e mi dicono: padre, mi faccia una preghiera di liberazione perché mi hanno fatto una fattura, mi hanno fatto... c'è un bisogno di liberazione. Ma la strada principale è l'amore alla verità per essere liberi dal male. L'amore alla verità, l'amore alla verità, fuggire ogni forma di ipocrisia, di menzogna, anche nelle piccole cose. Perché il demonio ci attira al grande male a piccoli passi. Dalle piccole menzogne, dalle piccole bugie, si crea un'abitudine della mente a non dare importanza alla verità. E poi ricordati che anche se tu puoi nascondere le cose davanti agli uomini, qualche volta anche davanti a te stessa, questo non va bene davanti a Dio. Non le puoi nascondere. Nella Bibbia, la lettera agli Ebrei, si dice che tutto è nudo e scoperto davanti a Lui, e a Lui noi dobbiamo rendere conto della nostra vita. Così siamo.